benvenuti ad una nuova edizione di Agorà. Questa sera abbiamo deciso di iniziare parlando dei nuovi poveri. Intanto salutiamo i nostri telespettatori del Piemonte, della Liguria e della Lombardia e li ringraziamo fin d'ora se osserveranno con attenzione i dati che questa sera vi daremo. Chi sono i nuovi poveri? Sembra che in Lombardia siano soprattutto padri soli che non trovano nuovi appartamenti dove andare a stare, che sono costretti a vivere nei dormitori. In Piemonte il problema molto molto serio è il problema degli sfratti, sembra che ce ne siano 3.500 in questo momento nella sola città di Torino. Sembra che in generale il problema della mancanza di lavoro, il problema della mobilità, il problema della cassa integrazione siano davvero problemi molto seri. Tutto questo condito da una crisi mondiale, come tutti sapete, molto seria. Quindi stasera cerchiamo di fare il punto con serenità, con serietà, cercando di capire dove stiamo andando per davvero. Intanto salutiamo il nostro primo ospite. Buonasera, Paolo Turati, buonasera. Economista. Buonasera. Allora, la situazione è davvero così grave? È la situazione più grave che si verifica in questo campo dal 1929. I dati OCSE sono piuttosto allarmanti. 200 milioni di disoccupati per il mondo. La cosa più seria è che, tra l'altro, la percentuale di disoccupazione più elevata è quella giovanile. Oltre il 30% in Italia e a livello generale, nazioni importanti come la Spagna, oltre il 20%, parlando a livello di disoccupazione. Allora, generale. Torniamo indietro alle primissime parole di questa nuova edizione di Agorà, che non sono grandi parole purtroppo. Allora, lei dice che la crisi più seria è la crisi del 29, sì. Quasi come se ci fosse una grande crisi seria in ogni secolo. Sì, diciamo che negli secoli passati le crisi erano camuffate dai fenomeni bellici, i quali, distruggendo ricchezza, poi creavano i boom successivi. La crisi del 29 in realtà è finita soltanto nel 41 con lo scoppio della guerra mondiale per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi effettivamente stiamo vivendo un periodo del tutto nuovo sotto un punto di vista economico. Certo è che la fase storica è rilevante perché per la prima volta da oltre 200 anni il baricentro del mondo industriale si sta spostando dal vecchio Occidente all'Oriente. E questo è un dato assolutamente di fatto che non lascerà più le cose come prima. Certo. Non c'è nessuna possibilità che le cose siano lasciate come prima. La rivoluzione industriale è figlia dell'Inghilterra soprattutto. Certo, la macchina a vapore, eccetera. E adesso ci troviamo con una rivoluzione geopolitico-industriale che sposta del tutto determinati tipi di valori. Che poi questa globalizzazione, che in realtà, se andiamo a vedere storicamente, nasce col crollo del muro di Berlino, quindi 20 e qualche anno fa, 1989. Consentendo una globalizzazione e una compenetrazione del sistema commerciale mondiale, certo è che in 20 anni ha fatto crescere, pensate, di anno in anno, l'incremento del commercio del doppio rispetto all'incremento della produzione. Quindi creando della ricchezza sotto forma di carta moneta che esiste effettivamente, tant'è che nonostante questa crisi nel mondo di liquidità ce n'è ancora, ma certamente il supporto industriale, che è quello che poi fa lavorare la gente e dà i presupposti per poter anche sostenere una previdenza sociale, è chiaro che ha delle radici che stanno diventando sempre più inaridite. Sentiamo il telefono, pronto? Pronto. Buonasera, come si chiama? Mi chiamo Michele. Da dove ci chiama Michele? Da Torino. Prego. Senta, io volevo dire, qui parlano tanto di poveri, non poveri, ma questo euro a noi ci ha impoverito totalmente. L'euro? Ecco. Quindi dal 2002 secondo lei? Ecco, perché io prima prendevo un tot di pensione e andavo avanti benissimo, adesso prendo la metà e non vado più avanti, com'è sta faccenda? Oltre a quello c'ho un figlio da 5 anni disoccupato, invalido al 75%, con 273 euro al mese, mi dica lei, io sono invalido, mia moglie è invalida senza pensione, mi dica lei come si fa ad andare avanti. Ho scritto Michele, a destra, scusi, a sinistra. Michele, posso fare una domanda? Dica. Lei ha una casa di proprietà oppure in affitto? Sì, sì, sa cosa mi hanno risposto? Quando ho chiesto aiuto di vendermi la casa. Allora, lei ha una casa di proprietà, intanto sì. Almeno non deve pagare l'affitto. Dopodiché, sì. Tanto non conosciamo il suo cognome, quanto prende di pensione? Io prendo 1.100 euro. 1.100 euro e di fatto siete in tre a vivere con i 1.100 sì. euro. Quindi diventa impossibile riuscire ad arrivare è alla fine. È impossibile del... perché tra spese, termosifone, spese, luce, certo. E gas, alla fine avanzano 500 euro. Mi certo. dica lei con 500 euro... cosa mangia in tre persone tutto il mese? Certo, certo. Tanto quanto d'estate, ma quando arriva l'inverno è veramente un problema. Va bene. La stangata del teleriscaldamento, la media è 250 euro a bolletta, faccia il conto per 7 bollette,
Io a fine mese dove vado a mangiare? Mi sono rivolto al Vescovo, a Berlusconi, mi sono rivolto al Capo dello Stato, mi sono rivolto a Cota, al Sindaco, nessuno ha dato un aiuto. Mio figlio, 5 anni, disoccupato, senza lavoro, c'ha la moglie da mantenere, disoccupato. Mi dica lei cosa bisogna fare, bisogna andare a rubare. No, certo. Grazie Michele, noi tentiamo di dare una risposta, questa sera non lo so quante risposte riusciremo a dare, a noi questa sera però interessa davvero cercare di dare uno spaccato reale della situazione del Piemonte. Sì, veramente è un affare incredibile, la roba aumenta giorno per giorno. Prego? La roba aumenta giorno per giorno. Certo, noi questa sera cerchiamo di capire a che punto stiamo, abbiamo pochi politici perché in questa edizione di Agorà cerchiamo di invitare delle persone della cosiddetta società civile che lavorano, che operano tutti i giorni e che hanno un senso della praticità molto forte. Grazie per aver telefonato. A lei, arrivederci. Buonasera. Allora, vediamo il servizio intanto che inquadra la situazione della povertà in Piemonte. Povertà, rischio di impoverimento e disagi cambiano il volto a Torino. Sempre più italiani, soprattutto donne, a causa di fragilità psicologica, crisi familiari, seri problemi economici, abuso di alcol o sostanze, si ritrovano a vivere in condizioni di povertà estrema e a vivere in strada. I casi nella nostra città sono in aumento e ciò che emerge da una ricerca realizzata dal gruppo Abele, un'occasione di confronto e dibattito su alcuni aspetti inerenti al processo di impoverimento e sull'esperienza dei servizi impegnati nell'accoglienza delle marginalità sociali. Il nostro vissuto, quello che le persone che arrivano da noi ci raccontano, è un vissuto di povertà che non si rifà solo a persone senza fissa dimora, quindi persone che accedono alla nostra casa di ospitalità notturna, ma sempre più l'arrivo di persone che se in passato avevano una casa, un lavoro, all'oggi perdendo questo si ritrovano poi a chiedere aiuto. Inoltre una grossa fetta di popolazione è quella di donne, anche con figli, che magari vivono in condizioni precarie e corrono il rischio in breve tempo di perdere la casa. In particolare stanno arrivando molte persone straniere che, se è vero che in passato si erano riusciti a costruire una vita tra virgolette normale, all'oggi con i tagli che ci sono non riescono più a sopravvivere, non riescono più neanche a sfamare i propri figli. In Piemonte la povertà è donna, soprattutto riguarda le donne anziane. Secondo i dati di una ricerca della CISL pensionati, segnalano come il 72% delle anziane piemontesi vive in gravi difficoltà economiche. A livello nazionale il 4,7% delle famiglie italiane vive in condizioni di povertà assoluta. 3 milioni e 70 mila persone non riescono ad acquistare beni e servizi per uno standard di vita accettabile. Insicurezza lavorativa, assenza di indennità e disoccupazione fanno aumentare la schiera di coloro che oggi sono impoverite ma che prima svolgevano una vita senza difficoltà economiche. Beh, devo dire che da quello che sentiamo la situazione veramente non è molto molto gradevole, anzi decisamente critica. Sono soprattutto donne, dicevamo, perché spesso quando diventano anziane e non si sono mai sposate prima non hanno diritto. Non hanno magari lavorato e quindi non hanno la reversibilità della pensione del marito. Ma diceva prima, tra l'altro, il telespettatore che ha percepito il peggioramento della propria situazione con l'introduzione dell'euro. Sì. Giusto, è una percezione effettivamente ormai abbastanza comune. Tra l'altro, fortunatamente, l'83% degli italiani sono proprietari di casa, quantomeno. Infatti, Verificano, vedete già, situazioni del tipo per cui molte volte vengono suscitate delle necessità di vendere la nuda proprietà per mantenere l'usufrutto, no? In modo tale, certo, da poter almeno portare a casa il mantenimento della propria vita. Allora, intanto salutiamo Pierluigi Dovis, grazie per essere qui, direttore della Caritas diocesana di Torino, direttore regionale della delegazione Caritas di Piemonte e Valle d'Aosta.